Porro, qualche volto nuovo c'è, mi sembra. Ma quali? No, perché la Buongiorno è un volto nuovo? La Buongiorno è un volto nuovo, ci sono quattro persone. Maurizio, tu hai fatto, a parte che ci conosciamo, avrai fatto questo pezzo negli ultimi... Sì, vagamente. Ma dai, ma ne abbiamo visti di volti nuovi, le ciliegine le abbiamo viste a tutte le lezioni, l'artista, ma non c'è niente, non c'è niente di nuovo, perché se no, tu vai a vedere quello che hanno scelto, sono tutti al centro-destra, al centro-sinistra, Movimento 5 Stelle ovviamente per motivi diciamo anche anagrafici è una cosa nuova, ma sono esattamente tutti gli stessi di apparato di partiti, faranno in realtà col proporzionale un Parlamento che possono governare con una telefonata con i capigruppo. Porro, questo ti è voglio quello smentire, che succede. Perché un volto nuovo c'è, perché un volto nuovo a Bolzano c'è. C'è Maria Elena Boschi che oggi si è presentata. Come sono fatto se fossi stato la Boschi, ma non lo sono, anche perché, come dire, oggettivamente, anche fisicamente, la offenderei. Non può candidarsi a fare la Boschi? No, non mi posso candidare a fare la Boschi neanche volendo. Io avrei corso ad Arezzo, lo dico con grande franchezza, ma ognuno poi fa le scelte e le valutazioni. Scusate, senta, Spolito, le faccio solo una domanda. Scusate. Ma non si era... No, adesso, Porro, calma. Non agitare le mani. Esposito, ti voglio bene, però per quanto sia brava la Biancofiore, stiamo parlando del Sud Tirolo in Volkspartei che prende nella provincia di Bolzano il 48%, Forza Italia il 4,5%. Adesso magari c'è Mandrake negli ultimi tre anni è diventata Forza Italia. Ma adesso che siamo è forse uno dei pochi collegi sicuri per la sinistra. I collegi uninominali danno tante sorprese, no Porro? Ma 48%! Lì ci candidiamo mia nonna e probabilmente anche lei riesce a prendere il 40%. Come? Mia nonna prende il 40% a Bolzano. Non lo so, io se la canto, se fosse candidata, dice Porro. Ma scusi Spolito, ma non si era detto niente più candidati paracadutati, bisogna mettere dei candidati che siano del territorio? Cioè, non mi pare che Maria Elena Boschi. La Boschi sia... che capisco potrà non essere simpatica a Porro o a lei, ma non no, è io non simpatia. Ho detto questo. No, è un leader nazionale del Partito Democratico e si candida ovunque. Guardi. Soltanto però concludere una cosa, scusatemi, c'è un altro trucco che dobbiamo calcolare e che è la gigantesca ipocrisia delle quote rosa. Gigantesca. La Boschi, ma non ce l'ho per niente con la Boschi, perché vale lo stesso discorso per la Boldrini, vale lo stesso discorso per le candidate di Forza Italia. Perché sono candidate sempre loro in tante circoscrizioni? Perché in questa maniera si fotte il sistema per cui dovrebbe esserci l'alternanza donna-uomo e quindi essendo la donna, anche se con lo stesso cognome, candidata in più posti, risulta, ed essendo poi ovviamente risulta solo che ci sia una figura femminile. Ma,